Buongiorno, siamo qui nella redazione PugBlog con Francesco D'Adamo, che è venuto quest'oggi a parlare del suo libro Dalla parte sbagliata. E vorrei iniziare subito chiedendole, partendo dalla fine del suo libro, quando lei fa parlare di Yusuf, lo fa raccontare di quando era nei campi di pomodori a lavorare. E volevo chiederle se lei ha assistito a ciò che ha raccontato, quindi se ha visto le persone realmente lavorare nei campi. No, non ho assistito personalmente, però sono immagini che abbiamo visto tutti, perché la realtà dei campi di raccoglitori in Italia, in cui lavorano in genere immigrati senza documenti, clandestini, e lavorano in condizioni se non di vera e propria schiavitù, ma di qualcosa che molto ci assomiglia, è una realtà che ormai è conosciuta. Sono state fatte inchieste, sono stati girati documentari, li abbiamo visti in televisione. Addirittura un paio d'anni fa, in uno di questi paesi è scoppiata una rivolta di questi immigrati, abbiamo visto le immagini in televisione, quindi non possiamo fare finta di non sapere che anche in Italia, dove siamo in teoria dalla parte giusta del mondo, esistono delle realtà di sfruttamento del lavoro che molto spesso rasentano la schiavitù. Esattamente come nei paesi più poveri. Io non a caso in questo romanzo ho voluto raccontare questa realtà, perché tutti mettono la testa sotto la sabbia e fanno finta che non esista e che non ci sia. Invece attenzione, che gli schiavi ci sono anche da noi, non facciamo finta di non saperlo. Anche questo suo libro tratta argomenti forti e ha incontrato qualche difficoltà nel pubblicarlo o delle critiche successive alla pubblicazione? No, io devo dire che fortunatamente, anche se tutti i miei romanzi fin dall'inizio trattano, come giustamente dicevi tu, argomenti forti, argomenti legati all'attualità del mondo, argomenti spesso anche drammatici, devo dire, quindi sono romanzi abbastanza insoliti per essere dei romanzi per ragazzi. Nonostante questo, devo dire, ho trovato grande attenzione nelle case editrici, quindi non ho mai avuto difficoltà a pubblicarli, e ho trovato fortunatamente anche grande attenzione da parte dei lettori, perché io ogni anno giro per tutta l'Italia, vedo migliaia di ragazzi che hanno letto i miei romanzi e devo dire che tutte le volte trovo, mi pare, un grande interesse reale e una grande sensibilità reale. Allora, io sento molto spesso, troppo spesso, parlare frettolosamente male dei cosiddetti ragazzi d'oggi, dei giovani d'oggi, che sarebbero bla 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 bla. Io devo dire, io ho l'impressione che se noi adulti abbiamo la capacità di proporre delle cose belle e importanti, la risposta c'è, altrimenti no, ma siamo noi adulti che dobbiamo avere la capacità di dare certe risposte. E come conclusione vorremmo chiederle: cosa può fare un normalissimo ragazzo che vive in Italia per continuare a far vivere Iqbal? Ma bellissima domanda. Per continuare a far vivere Iqbal dovete trovare il coraggio di dire tutta una serie di piccoli no. Quando sentite qualcuno che fa dei discorsi sciocchi e razzisti, imparate a dire di no. Quando sentite dire qualcuno che quelli là dovrebbero tornare tutti a casa loro, ditegli di no. Quando sentite qualcuno dire delle cose di una cattiveria, di una brutalità spaventosa su quei poveracci che sono sulle barche alla deriva, imparate a dirgli di no, imparate a dirgli stai zitto, perché dobbiamo il modo migliore per ricordare, per aiutare Iqbal, è combattere il razzismo, è combattere la xenofobia, è combattere quella che sembra essere un po' una stupidità dilagante che coinvolge anche tanti adulti. Provate a rimbeccarli un po'. Grazie mille per aver risposto alle domande, arrivederci. Grazie a voi, bravissimi, arrivederci alla prossima volta. Ciao a tutti.